Buongiorno e benvenuti, benvenuto a questo webinar sulla videosorveglianza in regola. Io vorrei semplicemente farvi sapere come si svolge questo webinar. Si dura mezz'ora, al termine della quale c'è lo spazio per le vostre telefonate, per le vostre, scusate, io vivo al telefono, lapsus. Domande alle quali risponderemo sia io che Francesco. Io sono Susanna Falcinai della Smart e sono la responsabile commerciale della videosorveglianza in regola. Invece Francesco è Francesco Conti, che è il brand manager, è il mio capo praticamente, è il brand manager di sorveglianza in regola ed è anche un DPO certificato. Voi che siete del settore come me sapete quante cose si chiedono di sapere a una persona che vuole certificarsi in DPO. Quindi noi per quello che riguarda la comprensione e il sapere siamo a posto. Adesso Francesco Conti parlerà di videosorveglianza in regola da un punto di vista tecnico che fa bene a tutti quanti. Dopodiché ci risentiremo per il punto di vista commerciale. Allora, buon webinar, Francesco Conti al microfono. Salve a tutti, ringrazio la sua introduzione. Come dato da lei, l'argomento di questo webinar è cartelli europei, cioè il servizio che permette di gestire la nuova cartellonistica della videosorveglianza. Cosa si intende per nuova cartellonistica? Allora, molto probabilmente quando si pensa ai cartelli che segnalano la presenza delle telecamere, ci viene in mente o comunque ci troviamo di fronte a questo tipo di cartello. Quello che quindi potremmo chiamare il classico cartello di area videosorvegliata. Quindi questo è quello che molto probabilmente ancora oggi vediamo nella stragrande maggioranza delle aziende. Ecco, questo tipo di cartello ad oggi non è più in regola, è obsoleto. Infatti, il 29 gennaio 2021, il 29 gennaio scorso, sono entrate in vigore le linee guida sulla videosorveglianza, che è quello che potremmo definire il regolamento anche sulla videosorveglianza. È stato emanato dall'IDPP, quindi il Comitato Europeo la protezione dei dati, e con questo regolamento il classico cartello area videosorvegliata è diventato obsoleto. È importante specificare che quando si parla di obsoleto non si parla di un qualcosa di vecchio o di un superato, come può essere un televisore vecchio, giusto per capirsi. Infatti, quello che chiamiamo cartello e che è un cartello a livello normativo è un'informativa. Quindi, tanto per parlarsi chiaro, avere un cartello vecchio, quindi obsoleto, la rende una cosa non conforme, la rende una cosa non conforme, illegale e non solamente una cosa vecchia. È un po' come avere l'assicurazione della macchina scaduta o addirittura falsa, per fare un esempio estremo. Non è quindi conforme alle normative. Una delle domande che spesso uno si fa è: ma le fanno le multe? Premetto che questo aspetto non è particolarmente rilevante, dato che stiamo parlando di un obbligo di legge. È un obbligo di legge e quindi va fatto. Rimanendo nel tema delle macchine, è come la patente. Uno non si chiede se fanno i controlli, cosa rischia, cosa non rischia o cosa succede se uno non ce l'ha. La fa e basta perché è obbligatoria. Inoltre, c'è anche un altro aspetto che secondo me rende rilevante il fatto se fanno le multe o meno. Intanto comunque posso dire che le multe le fanno e le hanno fatte in passato via le cartelli. Non sono ancora tantissime.
Questo è vero, e non si dà neanche un grande risalto a questo tipo di normativa. Alcune però vengono fatte. Una, per esempio, è stata fatta vicino Torino a gennaio scorso, e, anche se non è relativa a questo nuovo regolamento, ma comunque è una multa che riguarda un cartello. Tuttavia, l'aspetto secondo me che rende appunto irrilevante il fatto se fanno o no è che il rischio di prendere le multe è abbastanza alto, perché il cartello è un qualcosa che è ben visibile. Quindi, infatti, non è necessario fare un'ispezione per fare una sanzione, né fare una verifica dei documenti, né fare controlli specifici, giusto per capirsi. Basta un'occhiata. È come una sempre esempio delle macchine, è come se un vigile vede una macchina in doppia fila e fa la multa. Non c'è bisogno che vada lì a fare un controllo specifico. Magari passa lì, vede la macchina in doppia fila, è in servizio, magari anche in servizio in quel luogo per un altro motivo, fa la multa. Allo stesso modo funzionano la questione dei cartelli. Inoltre, il rischio è anche alto perché sulla videosorveglianza c'è e ci sarà un'attenzione sempre maggiore da parte delle istituzioni. Infatti l'uso della videosorveglianza è aumentato notevolmente negli ultimi anni e questo è visibile anche a occhio nudo. È sempre più frequente trovare un luogo in cui c'è un impianto di videosorveglianza e di conseguenza, parallelamente a questa diffusione, è aumentata anche la regolamentazione sulla videosorveglianza, quindi le leggi che la regolamentano. E questo provvedimento, appunto, di cui parlavo prima, ne è un esempio. Poi, detto sinceramente, ammesso che il rischio sia basso, sia alto, io mi chiedo, ha comunque più senso rischiare di prendere una multa, ammesso anche che il rischio sia basso, ha più senso rischiare di prendere una multa e di andare a spendere migliaia di euro, o ha più senso spendere decine di euro e rendere questo rischio nullo, visto che appunto stiamo anche parlando di un obbligo di legge? Secondo me il gioco non vale la candela, però ognuno ha la sua interpretazione, diciamo. Come sono quindi i cartelli che uno deve avere, visto che quelli vecchi sono diventati obsoleti? Questo è il nuovo cartello che chi ha un impianto di videosorveglianza deve avere. Non è importante tanto l'aspetto grafico, come è rilevante, ma sono importanti due aspetti. Il primo è una maggiore rispetto ai vecchi cartelli. Prima, infatti, c'era solamente l'obbligo di avere un cartello e non c'erano delle disposizioni precise su quali dati mettere. C'era un po' il libero arbitrio e quindi anche un po' di confusione. Ora invece vengono specificati quali sono i dati che necessariamente ci devono essere affinché il cartello sia in regola, quindi sia considerato legale. L'altro cambiamento, forse il più importante e anche rilevante, è che c'è l'obbligo di avere un collegamento con l'informativa integrale sulla videosorveglianza. Abbiamo detto che per ogni impianto c'è un cartello più cartelli e che il cartello è un'informativa. Ma oltre al cartello ci deve essere anche un'informativa integrale, dettagliata. Sarebbe l'equivalente dell'informativa privacy al quale siamo abituati, però specifica sulla videosorveglianza. Quindi ci deve essere un collegamento diretto tra questo cartello, quindi chiamo informativa minima, informativa sintetica, e l'informativa integrale. E poi va anche mantenuta questa informativa, quindi va resa sempre accessibile in qualche modo. In questo caso, in questo tipo di cartello che vedete, questo obbligo viene gestito tramite QR code o codice QR, a seconda di come uno lo vuole chiamare. In quale codice la persona viene rimandata all'informativa e consulta l'informativa sulla videosorveglianza che è scaricata sul nostro spazio in cloud. Questi sono i due aspetti che
che stabiliscono e che quindi sono quelli più importanti, che stabiliscono se il cartello è conforme o meno. Ripeto, non è importante l'aspetto grafico, quindi non ci devono essere necessariamente questi cartelli, che sono comunque quelli che l'EDPB suggerisce che espone il regolamento. Ci devono essere questi due aspetti, poi può essere di un altro colore, può essere di un altro aspetto, può avere dei disegni diversi, anche la disposizione può essere diversa. L'importante è che ci siano questi dati e il collegamento diretto con l'informativa. Se non ci sono questi due elementi, scusate, il cartello non è in regola. Questo è fondamentale, mi raccomando. Noi abbiamo scelto di gestire questo obbligo tramite il QR code e l'abbiamo scelto per dei motivi precisi. Il primo è che è una funzione già ampiamente diffusa. Quindi è molto diffuso al giorno d'oggi, si usa per, che ne so, per i codici sconto, per rimandare una pagina web, per i menu dei ristoranti. Quindi, passatemi il termine, è quello commercialmente più vendibile. E sempre legato a questo, favorisce anche la vendita. Perché secondo me, ripeto, si può gestire l'obbligo in maniera diversa, però col QR code, essendo un oggetto attuale, una modalità attuale, è diverso vendere un cartello con un QR rispetto a un cartello magari scritto a mano con il riferimento, con la freccia a mano, tipo leggi qui o altre cose. Dà anche più valore, secondo me, a quello che si va a vendere. E poi è la soluzione suggerita dallo stesso EDPB, quindi come dicevo prima, dal Comitato Europeo della Protezione dei Dati, cioè quelli che hanno emanato questo nuovo provvedimento, che sono poi gli stessi che curano, che si occupano cioè del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Infine, è anche lo strumento più pratico, quindi alla fine è semplice perché appunto uno inquadra, viene rimandata l'informativa e questo passaggio tra cartella informativa è immediato. Inoltre l'informativa, essendo caricata in cloud, non c'è neanche bisogno di ristampare ogni volta l'informativa perché è neanche il codice, perché uno fa le modifiche sull'informativa per online e il codice però rimane sempre quello, perché il collegamento è fisso, cambia il contenuto che c'è dell'informativa che è in cloud, ma il codice rimane quello. Se invece uno poi cambia o fa delle disposizioni diverse, è possibile che debba ristampare necessariamente anche la soluzione alternativa con cui gestisce il collegamento. La soluzione, quindi abbiamo visto il problema, abbiamo visto qual è la soluzione, ora vediamo l'aspetto pratico, quindi come fare per essere in regola. La soluzione che noi proponiamo è cartelli europei. Quindi il nostro punto software che gestisce la parte riguardante la cartellonistica. Quali sono i vantaggi di cartelli europei? Cioè, perché usare cartelli europei? Il primo è che usando cartelli europei questo obbligo, questa anche, passatemi il termine, scocciatura, diventa terribilmente semplice e immediata, perché si tratta di compilare pochi campi, si ha la stampa immediata dei cartelli ed è tutto gestito dal software, QR code e tutto il resto. Quindi non c'è bisogno di perderci un'eccessiva quantità di tempo come in genere accade quando si deve fare dei provvedimenti, si deve fare delle burocrazie. Quindi in questo modo si rende molto semplice la cosa. Inoltre sono tutti i dati, vengono chiesti tutti i dati semplici. Che non, quindi non richiedono grandi conoscenze tecniche della normativa o troppe difficoltà, è alla portata di tutti. Inoltre, questo software è adatto a qualsiasi tipo di impianto, quindi a qualsiasi tipologia, a qualsiasi variante, con registrazione, senza registrazione, con visione da remoto, insomma, con servizio di forza dell'ordine, qualsiasi tipo di impianto può essere gestito da questo software. Infine, l'ultima caratteristica è che l'informativa è caricata su uno spazio in cloud ed è quindi accessibile in ogni momento come previsto dalle normative. Questo è un aspetto molto importante anche in ottica vendita, perché tramite l'obbligo di dover mantenere questa informativa, e quindi renderla sempre accessibile agli altri, si ha un modo di giustificare anche il rinnovo
annuale, che non si basa quindi solo sul supporto o sulla semplice consulenza. Io adesso intanto vi ringrazio, vi rimando alla fine del webinar per i saluti e anche per rispondere eventualmente alle vostre domande. Passo la parola alla Susanna che, come capirete, parlerà dell'aspetto commerciale di questo software, anche la persona più adatta a parlare di questo tipo di argomento. E io quindi vi ringrazio e do parola alla Susanna. Grazie mille. Allora io vorrei partire, visto che non abbiamo tantissimo tempo, con un aneddoto. È un fatto vero che mi è successo, mi pare lunedì scorso, con un partner di Brescia, della provincia di Brescia. Questo partner ha perso un cliente, una cliente, perché davanti al suo negozio c'era zona videosorvegliata che non va bene. E un finanziere, passando di lì, è entrato e ha detto: "Guardi signora, se lei riesce in 48 ore a mettersi in regola, io faccio conto di non aver visto niente." Poi questo finanziere stava andando via dal negozio, è tornato indietro e ha detto: "Già che ci sono, mi fa vedere il GDPR." Tonfa! Questo è stato proprio. La signora non aveva GDPR, si è precipitata dal suo specialista in informatica, che è il nostro partner, ha detto: "Io ti leggo tutto perché te mi dovevi informare." No, so, cioè, sì, no, non lo so, comunque insomma si doveva formare anche lei. Questo è un aneddoto, ce ne possono essere altri 100 in questa maniera. E quindi noi dobbiamo stare molto attenti in questo caso, perché la non essere in regola, ecco, la non in regolarità di questo è visibile. Questo è il primo software che ha questa cosa visibile, sia se non sei in regola, sia se sei in regola. E non è una cosa tanto semplice, non è una cosa tanto facile trovare dei software in questa maniera. Altra cosa molto importante, è vero che tutta l'Italia è con le forze dell'ordine, così ci dicono in televisione, viva i carabinieri, giusto la polizia, eccetera, eccetera, verissimo. Però tutti quanti noi, zitti zitti, pensiamo che è meglio tenerli alla lontana. E infatti sta signora mi ha costato molto. Ecco, tenerli alla lontana, se voi avete una videocamera, non è possibile se non fate cartelli europei, perché oggi non viene nessuno, domani non viene nessuno, il terzo giorno viene qualcuno, perché è troppo appetitosa. Mettetevi questa gente che fa le multe. Ora, non è appetitoso sto fatto una videosorvegliata che non va più bene, senz'altro. Questo è praticamente questo cartello, come se voi andaste a pescare e questo diventa un'esca per attirare le autorità fino a tu. Scusate, sapete voi, ora non so se è già diventata legge, che le contravvenzioni alle automobili le possono fare polizia, carabinieri, questura, Netturbini e altri. Altri basta che abbiano una divisa, non so se quelli che fanno le cose volontari. I volontari non lo so. Io so che praticamente tutti possono fare le multe alle automobili. E questo moltiplica il numero delle multe. Ora, se tutti possono fare le multe alle automobili, vi rendete conto voi che tutti possono fare le contravvenzioni ai cartelli? Senz'altro sì. Perché? Perché lo Stato italiano, malgrado 209 miliardi, malgrado tutti questi soldi che non ci fanno vedere che arrivano, è squattrinato e pensa di poter prendere qualcosa da noi facendoci le multe. Altra cosa molto importante, cosa dà il cartelli europei? Diciamo che ci sono, e anche l'autorizzazione pratica, diciamo che ci sono due guadagni.
il code da due guadagni. Uno è il guadagno che vi accennava Francesco, in cui dice te lo puoi rinnovare tutti gli anni e quindi diventa anche un modo per prendere il cliente e quindi un modo per prendere il cliente per vendere le altre cose, eccetera. Quindi puoi vendere una licenza, 10 licenze, e questo si capisce da soli che c'è questa forma di guadagno. Però, dato che tutto è esposto al pubblico, c'è una forma di guadagno piuttosto rara, perché nel nostro settore non c'è proprio la possibilità di averla, piuttosto rara, che mette in situazione positiva noi stessi e il nostro negozio, ed è il guadagno di immagine. Perché se noi avessimo avvertito la signora di Brescia, già che lei avrebbe detto: guarda, caro cosino finanziere, io non ti do nulla perché il mio informatico mi ha messo in regola. Ok? Per cui questo è assolutamente importante da considerare. Il guadagno di immagine. Voi passate, se adesso voi telefonate a qualche vostro cliente, gli dite brava, i cartelli, eccetera, voi passate immediatamente da persone molto informate, molto sicure e anche molto, molto decise, però soprattutto da persone informate. Decise, certo, di dire: guarda, caro, se ti vuole vada a questa zolfa, e c'è la possibilità di prendere il cartello europeo. Però io non glielo direi nemmeno la prima telefonata. E ascolta, Bellino, lo sai che ho detto questo dal 29 gennaio 2020? Ah, non lo sapevi, te lo dico io. Questo è un guadagno di immagine che non ha praticamente uguali. Voi siete informati, voi siete persone che non lasciano correre niente e soprattutto voi siete persone che aiutano i propri clienti anche se guadagnano poco, perché tra parentesi i cartelli europei costa una sciocchezza, proprio una sciocchezza, lasciatevelo dire. Quindi questo è ancora più a vostro. Io a questo punto non so se è terminato. Ah, ecco, sì. I punti di forza di cartelli europei. Quali sono alcuni punti di forza? Ve l'ho detti io parlando con i miei rivenditori che mi fanno sempre tanta lezione. Ecco, una novità semplice da vendere. Questo non esiste niente di più semplice dei cartelli europei. Ve l'ho spiegato. Guadagno ricorsivo grazie al canone annuale, perché tutti gli anni si rinnova. Tutte le aziende con un impianto sono in target. Chi sono i nostri clienti potenziali? Tutti quelli che hanno una videocamera, una, cosa 4, 12, 21, questa è un'altra importanza, per fare. Quindi noi ci possiamo rivolgere a tutti coloro che hanno una videocamera. Ecco, c'è l'offerta, il birbonaio, ma l'offerta noi non la diciamo in questo contesto. Noi la diremo a voi singolarmente. Vi posso dire che è una offerta da sballo, perché veramente è da sballo, non ci credevo nemmeno, me la sono fatta di te. Però la diciamo direttamente all'interessato. Ok, allora io vi ringrazio e stiamo qui con le vostre domande. Ricordatevi l'offerta, io lunedì telefonerò alle persone a cui devo telefonare e niente, grazie ancora, arrivederci. Ok, grazie Susanna per l'intervento. Io a proposito di quanto detto, vi rimando i nostri contatti, c'è il sito videosorveglianzainregola.it. Poi, volendo, se volete vedere le caratteristiche del software, anche toccare con mano il fatto,
può fissare una demo tramite il proprio agente commerciale di riferimento e facciamo una demo in cui si fa vedere appunto le caratteristiche del software e si fa anche una chiacchierata, insomma, di si fa del prodotto. Oppure potete inviare le vostre richieste inviando un'email a richieste@smnomarchio.biz. E poi vi verrà inviata la registrazione di questo webinar entro le prossime 48 ore e ora e anche ovviamente le slide. Ora, se io intanto ringrazio chi ha partecipato finora e per chi ha domande, io e eventualmente la Susanna, a seconda delle domande fatte, siamo a disposizione. Allora, Pier Giuseppe ci dice grazie. Ok, poi abbiamo una domanda di Luigi. Quindi, per mettere a norma un impianto di videosorveglianza, quali sono i passi? Allora, per mettere a norma un impianto di videosorveglianza, dobbiamo, il primo passo è quello di fare appunto la cartellonistica. Quindi, va fatta la cartellonistica, vanno poi posti i cartelli in prossimità delle telecamere e questo è un obbligo che riguarda tutti coloro che hanno un impianto di videosorveglianza. Se poi ci sono anche dei dipendenti all'interno di questa azienda, quindi le telecamere riprendono dei dipendenti, allora va fatta l'autorizzazione all'ispettore del lavoro e anche questa è possibile farla tramite la nostra piattaforma Videosorveglianza e Regola, in cui appunto c'è la parte sia cartellonistica, abbiamo visto oggi cartelli europei, sia la parte per generare documentazione e inviare la domanda all'ispettorato. Quindi questi sono i due passi da svolgere per mettere in regola l'impianto. Poi, buongiorno, sempre, ok. Buongiorno e grazie per la presentazione. Avrei due domande. Tutto questo si applica sicuramente alle aziende, ma tale obbligo è da considerarsi anche per gli impianti estesi all'uso privato? Nel caso in cui, in un contesto aziendale, l'impianto venga utilizzato senza registrazione, ma solo come normale telecamera, devo comunque adempiere a tale obbligo. Allora, per quanto riguarda il privato, inteso come cittadino, quindi in ambito domestico, non c'è nessun tipo di obbligo, perché siamo in ambito domestico, non ci sono gli obblighi. Il cartello è un obbligo, per chi è un obbligo riguardante la privacy, e in ambito domestico non c'è questo obbligo. Quindi, chi ha un impianto di videosorveglianza nella propria abitazione non deve fare nessun obbligo. Io comunque consiglio di mettere un cartello, anche un modello che segnali semplicemente la presenza di telecamere, ma non è comunque obbligatorio farlo. Se invece siamo in ambito aziendale e le telecamere riprendono, anche se non c'è la registrazione, l'obbligo comunque persiste, quindi vanno comunque messi i cartelli anche se non c'è una registrazione delle immagini. Ok, quindi grazie Pier Giuseppe, ok, grazie Marco Bellavista. La cosa, quindi ho già risposto a Luigi, quindi la cosa non vale per i privati. Per gli impianti condominiali, ci chiede Andrea Rossi, per gli impianti condominiali no, invece l'obbligo persiste, quindi nei condomini vanno messi comunque i cartelli, anche se c'è da fare una distinzione importante. Un conto è il condominio che installa l'impianto, un conto è l'utente, quindi il privato cittadino, che ha l'impianto di videosorveglianza per la propria abitazione e che vuole mettere una telecamera negli spazi in comune del condominio, per esempio nel garage o nel portone. Allora, nel caso si stia installando un impianto condominiale, quindi per esempio come c'è nei garage, come c'è quindi che vede l'amministratore, quindi non per il privato cittadino, ma un impianto condominiale in generale,
sì, va apposta la cartellonistica. Se invece è il privato cittadino che installa la telecamera in un ambito in comune, del condominio come il portone, il garage, il pianerottolo, non deve fare, non c'ha quest'obbligo, ma deve chiedere l'autorizzazione in assemblea condominiale, deve chiedere, si deve raggiungere la maggioranza per installare la telecamera negli spazi in comune. Però qui comunque siamo in un ambito non privacy. Quindi questo è quanto. Per gli impianti condominiali, quindi rispondo alla domanda di Domenico. Quindi sì, diciamo l'androne delle scale è una parte in comune, quindi se il privato cittadino sta installando un impianto per sé e vuole installare la telecamera nell'androne delle scale, deve chiedere l'autorizzazione all'assemblea di condominio e chiedere e ottenere la maggioranza. La maggioranza si intende ovviamente non come il numero di partecipanti, ma come quote millesimali. Quindi, in ambito condominiale, quindi ho risposto anche alla domanda di Lorenzo. In caso di telecamere finte, semplice uso dissuasivo, valgono gli stessi obblighi? Allora, in caso di telecamere finte va comunque fatta l'autorizzazione rispettata, perché c'è proprio un obbligo che dice che chi ha le telecamere finte ha un obbligo di chiedere l'autorizzazione. Tuttavia, per quanto riguarda, non è precisato se in caso di telecamere finte va comunque richiesta la cartellonistica, però io comunque consiglio di metterla. Non c'è un dati personali, quindi non è obbligatoria, però io la metterei. La cosa certa è che per le telecamere finte, se si hanno dipendenti, va comunque fatta l'autorizzazione all'ispettorato. Poi, grazie, Giovanni ci dice: grazie per la presentazione, ho perso l'inizio, ma puoi ripetere quali sono i dati obbligatori da mettere nell'informativa? Grazie. Allora, i dati obbligatori sono i dati del titolare, quindi il nome del titolare, la regione sociale, l'indirizzo, eccetera. Poi sono eventualmente se è presente il DPO o meno, quindi se è presente specificare quali sono i dati del DPO, quindi responsabile per la protezione privacy, oppure scrivere semplicemente che non c'è. Poi ci sono le finalità, quindi i motivi per cui si installa un impianto di videosorveglianza, i diritti dell'interessato e poi eventualmente i tempi di conservazione. Quindi questi sono i dati più ovviamente, come dicevo, il collegamento diretto con l'informativa. Grazie. Nel caso in cui devo integrare un impianto esistente e fatto da altri, come mi devo comportare? Allora, di un impianto, penso, Emilio ci chiede questa domanda, ci fa questa domanda, io penso che si riferisca al fatto, cioè un impianto già autorizzato a cui bisogna poi richiedere l'integrazione perché è stato fatto magari qualche cambiamento. In questo caso, se c'è un impianto che è già stato autorizzato, basta inviare una relazione tecnica in cui si specificano quali sono queste integrazioni, queste modifiche, facendo riferimento al numero di protocollo. Infatti, quando viene rilasciata un'autorizzazione, l'ispettorato dà un numero di protocollo, che può essere D1, 2, 3, 4, 5, per esempio. Uno dice, in merito all'autorizzazione precedente, il numero di protocollo X1, 2, 3, 4, 5, espongo quelle che sono le integrazioni, richiedo di fare queste integrazioni e quindi invia una semplice integrazione. Compila il modulo, quello scaricabile dal sito dell'ispettorato e allega una relazione tecnica. Se invece è un impianto che era già esistente ma che non era stato autorizzato, quindi viene trattato come un nuovo impianto da. Quindi. Spero di essere stato chiaro nelle risposte alle vostre domande. Nel caso eventualmente. Grazie, molto chiaro, Andrea Giovanni Rossi. Ok. Aspettiamo ancora un altro po', se sono nel caso altre domande. Bene, quindi mi sembra che sia tutto.
Mi sei tutto chiaro? Allora io vi ringrazio nuovamente per aver partecipato a questo webinar e chi ancora non avesse fatto di avere qualsiasi tipo di contatto con voi, spero anche che sia stato di vostro gradimento. Io vi saluto anche a nome della Susanna e buon proseguimento. Grazie a tutti.